Ovviamente è una settimana intensa per l'Arezzo, domani la Coppa, domenica la trasferta di Colle. Sono due partite fuori casa che possono indirizzare la stagione. Come ci arriva la squadra? La squadra ci arriva carica dopo una bella vittoria in casa, siamo convinti di poter far bene domani e di preparare poi bene la partita di domenica. Sicuramente c'è il lavoro verrà un po' sacrificato per via del viaggio, visto che partiamo domani mattina presto e rientriamo domani in serata, però non siamo preoccupati di questo, siamo convinti che si possa far bene in entrambe le gare. Per quanto riguarda il mercato, che è aperto fino alle 17, l'Arezzo ha ceduto Ciogli, quali mosse ci sono all'orizzonte? Un altro under? State cercando anche un altro senior da inserire in rosa oppure no? Allora, è partito Matteo Ciogli ed è l'unico che parte della nostra rosa, quindi rimangono tutti qui. Stiamo cercando un under, no, del 95 possibilmente, proprio per sostituire la partenza di Ciogli e poi poter dare al mister una scelta più ampia sul 95, in modo tale da poter utilizzare tutte le armi nel miglior modo possibile. Per quanto riguarda giocatori senior, ad oggi non abbiamo nessuna intenzione di reintegrare la rosa. Poi è ovvio che rimaniamo vigili, se si creasse l'occasione giusta magari ci facciamo trovare pronti. Che analisi ha fatto la società su Invernizzi, che è un po' il giocatore più chiacchierato in questo momento, anche perché ha molti estimatori e però qua non riesce a lasciare il segno, no? È un giocatore sul quale puntate ancora o state pensando magari di sostituirlo? No, Walter Invernizzi è un giocatore sul quale puntiamo ancora e lui ha voglia di rimanere all'Arezzo e rimane all'Arezzo. E non per questo qualcuno di voi aveva notato che c'era il procuratore la settimana scorsa, ma proprio per confermare la voglia, la serenità che Walter di rimanere qui. E Walter è un giocatore importante per noi e sappiamo che da qui alla fine potrà dare il suo contributo. Ne siamo convinti e ne è convinto lui per primo. C'è serenità, non c'è preoccupazione nei pensieri di Walter, quindi siamo tranquilli. A chi nota delle sinistre analogie tra questo campionato e quello di due anni fa, quando il Pontedera recitava il ruolo della Pistoiese adesso, che cosa ti senti dire anche alla luce della classifica che c'è oggi? È vero, ci sono delle analogie rispetto al Pontedera di due anni fa, la differenza, che non è poca ma che è importante e che mi sento di dire, è la solidità della società. Io mi ricordo che in quell'anno, io che avevo il ruolo di team manager, si crollò dopo nel girone di ritorno anche per via di una situazione economica un po' precaria. Infatti mi ricordo di uno sciopero nel periodo di febbraio, e invece quest'anno abbiamo una forza importante che è nel nostro presidente e nel nostro vicepresidente, che sono due persone che sembrano poco informate nel mondo del calcio, ma hanno tanti legami e tante conoscenze che possono poi portarci a delle soluzioni importanti, e abbiamo quella solidità economica appunto che ci può permettere di lavorare con serenità fino a maggio.